ogni tanto sono altro, diverso. Ogni tanto mi piace cantare canzoni su personaggi che ho conosciuto, che mi hanno colpito in vari modi. Questo è un paesano, quasi un paesano, un personaggio curioso, strano, che era stato in seminario e quindi sapeva di latino, sapeva un po' di latino, sapeva un po' di tedesco e era sempre leggermente alterato dalle bevande alcoliche. Faceva una vita così, lavorava spesso a opera, come si dice, cioè andava a portare le fascine, faceva il piastrellista, insomma. E venuto in mente recentemente perché sotto a casa mia abitava una signorina, una signora, non so, esercitava quello che viene definito il mestiere più antico del mondo, ma sia lei che lui erano già avanzati d'età e lei viveva in questa casa con i pavimenti di legno, ma mi raccontava che ogni tanto tirava su un asse dal pavimento per scaldarsi, perché non aveva veramente riscaldamento, quindi una vita miserabile. E lui andava a bussare nottetempo alla porta di questo per trovare, non so se esso quanto potesse fare, insomma, però forse un'idea, un'illusione, un ricordo, un'amicizia, insomma. E cosa offriva a questa escort? Voi direte, delle farfalline, voi direte degli assegni sontuosi, dei posti per fare le fiction. No, qui bussava, lo sentivo e diceva: aprimi, aprimi, ti ho portato una mortadella che ti piace tanto. E questa generosa offerta di mortadella che le piaceva tanto mi ha commosso in un certo senso. Poi io non so se facessero sesso prima o dopo la mortadella, se divorassero la mortadella golosamente assieme e poi... Comunque... Comunque ho pensato di scrivere una canzone su questo personaggio e la canzone suona più o meno così. Lo chiamavano il frate, il nome di tutta una vita, segno di una fede perduta, di una vocazione finita. Lo vedevi arrivare vestito di stracci e stranezza, mentre la malizia dei bimbi rideva della sua saggezza. Dopo un bicchiere di vino, con frasi un po' ironiche e amare, parlava in tedesco e in latino, parlava di Dio e Schopenhauer, e parlava e parlava come lo stavo a sentire, mentre la sera d'estate non voleva morire, viveva di tutto e di niente,
specialità della gente, di idee e filosofi sordi. Quelle sere d'estate, sapevano di vino e di scienza, con me e lo stavo a sentire con colta benevolenza, ma non ho ancora capito, mentre lo stavo a ascoltare, forse a prendere in giro, chi dei due fosse a imparare. Capito, con la mia cultura fasulla, che avesse capito la vita, chi non capisse ancora nulla. Questo per fare il finale così rappresenterebbe la follia, insomma. Un'altra piccola cosa, storie di svolti di lavori che non capivano Orazio, per Orazio non si deve intendere il cavallo amico di Topolino, ma un altro personaggio della letteratura latina forse.